L'AFP CGIL Abruzzo e Molise convoca congiuntamente alle strutture provinciali interessate e alla presenza del segretario nazionale Florindo Oliverio una conferenza stampa aperta ai parlamentari abruzzesi sul tema dei parchi nazionali a partire da quelli della nostra regione. Ormai da troppo tempo in questi enti si continua a vivere l'anomalia di avere una gran parte di personale fuori pianta organica, è stato detto, ma che di fatto è parte protagonista della vita istituzionale di questi enti. Tale situazione porterà gli enti parco a morte certa, ci dice Paola Puglielli, segretario generale FPCGL Abruzzo e Molise. Abbiamo voluto questo incontro perché c'è necessità che il nostro territorio, ed è per questo che abbiamo invitato anche i parlamentari abruzzesi, assuma decisioni e si faccia promotore in seno al Parlamento per l'adozione di provvedimenti specifici per questi enti che soffrono ormai di un disallineamento rispetto alla necessità di adeguare le dotazioni organiche. Quindi un provvedimento legislativo che peraltro è stato già assunto per il solo Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, iniziativa che noi condividiamo e che registriamo con favore. È necessario estendere un analogo provvedimento a tutti gli enti che hanno una funzione importantissima a livello di tutela del nostro territorio e sono anch'esse, insieme a tutte le amministrazioni pubbliche, motore di sviluppo per il territorio abruzzese. Intanto il 7 ottobre prossimo manifestazione La Via Maestra a Roma, difesa anche del perimetro pubblico. Noi siamo essenziali per il paese, dice Puglielli. All'incontro di oggi a Pescara ha partecipato anche il segretario nazionale Florindo Oliverio. Ma è la presenza della Segreteria Nazionale della Funzione Pubblica CGIL che a Pescara ha deciso di lanciare un'iniziativa di carattere nazionale, intanto per il riconoscimento del ruolo della funzione importante per tutto il paese degli enti parchi nazionali. E l'Abruzzo ovviamente ha tre importanti strutture di questa natura che fanno parte del comparto delle funzioni centrali. E pur avendo gli stessi diritti i lavoratori degli enti parco di tutti gli altri lavoratori degli enti delle funzioni centrali, però ancora oggi vedono l'impossibilità di vedere applicate cose fondamentali che nel contratto collettivo nazionale di lavoro pure avrebbero, come per esempio il riconoscimento e la valorizzazione delle proprie attività professionali. Tutto questo accade perché, per effetto di norme di legge, agli enti parco nazionale non è possibile riconoscere la possibilità di incremento di organico e nemmeno la possibilità di disporre delle risorse economiche che pure avrebbero grazie alle attività che sono in grado di realizzare e che però sono bloccate perché per effetto di un vecchio decreto è cristallizzata la loro sostanza di bilancio. Ma la FPCGL ha ribadito di portare avanti la propria battaglia.